Salve a tutti! Benvenuti alla nostra rubrica Sorsi di Cultura per valorizzare i tesori di terra del Vescovado. Oggi vi parleremo dell'Assunzione della Vergine di Mattias Stomer nella parrocchiale di Chiuduno. Nella parrocchiale di Chiuduno c'è un capolavoro eccezionale. La grande pala d'altare con l'Assunzione della Madonna, di circa 4 metri per 3. L'artista è Mattias Stomer. La realizzazione avvenne tra il 1630 e il 1633. La storia di questa pala è singolare. Nel registro dei battezzati si legge che il dipinto arrivò in chiesa nella data del 25 dicembre 1653 e che il dipinto fosse opera del celeberrimo pittore signor Cavaliere Andrea Sacchi. Il pittore Andrea Sacchi fu un artista attivo a Roma, famoso per la sua indolenza nell'eseguire le tele. Furbescamente acquistò l'opera dello Stomer per rivenderla a Chiuduno, il cui parroco Troilo Lupi non conosceva lo stile del Sacchi. Il parroco Lupi, imparentato con la potente nobile famiglia bergamasca dei Conti Lupi, aveva un cugino, Filippo Lupi, che viveva a Roma e conosceva diversi artisti. Fu Filippo il tramite tra l'acquisto dell'opera dello Stomer per conto del pittore Sacchi. L'attribuzione al pittore olandese Mattias Stomer è recente. L'iniziale attribuzione ad una bottega centro-meridionale del Seicento si è concretizzata nel nome di Stomer grazie al confronto con le sue opere conservate a Napoli, città dove operò. Si confrontino i dipinti conservati nella sezione a lui dedicata al Museo Nazionale di Capodimonte. Il dipinto si compone di due piani. In alto la Vergine Assunta in cielo è sorretta da una schiera di angeli. Nel piano compositivo inferiore sono presenti gli Apostoli, insieme a San Sebastiano e San Carlo Borromeo a sinistra e San Rocco a destra. La presenza dei Santi Carlo Borromeo, Rocco e Sebastiano, protettori della peste, fanno pensare ad un collegamento alla grande pestilenza del 1630, forse periodo di esecuzione, confermato anche dallo stile dell'artista. Nella figura di San Sebastiano si ipotizza l'autoritratto dell'artista. Sullo sfondo, a destra, la visione di Roma. Potenza comunicativa, realismo eccezionale, uso della luce, monumentalità delle figure e delle vesti, dettagli meticolosi dei volti, sono la cifra stilistica di quest'opera. Tutti questi elementi richiamano la scuola caravaggesca napoletana dove Mattias Stomer si formò grazie alle lezioni di Gerard van Hoogstorst, Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, e Juan Do, meglio conosciuto come il maestro dell'Annuncio ai Pastori. Potrete rivedere questo contributo e tutti gli altri sul nostro sito terredelvescovado.it.